Ehi, l'edificio circolare. Sembra lo studio TV della tua mappa. Già. Forza. Non so come avrei fatto finora senza di te. Ma guardati. Che cazzo è stato? Era una trappola. Una cosa? Trappole esplosive. Guarda dove metti i piedi. Ok. Temo che dobbiamo scendere. Merda, Ellie! Cazzo! Sto bene! Forza! E se arriviamo che è già andato via? Non voglio neanche pensarci per ora. Dovremmo piazzare queste trappole anche a te. Sarebbero utili per fermare le orde. Sì, buona idea. Ma finiremmo per ammazzare qualche vagabondo. Potremmo segnalarle con dei cartelli. Se non sanno leggere. Usiamo i disegni, tipo un piede che calpesta un filo con un'esplosione. Me ne occuperei io. Mi piace. Lo voglio per iscritto. Conoscevo un tizio, un amico di Joel, che aveva minato un'intera città. E la gente come girava? C'era solo lui. Cioè, viveva da solo in una città? Non si fidava. È triste. Però è sopravvissuto.
Non devi per forza isolarti dal resto del mondo per restare vivo. Ci sono vie di mezzo. È comunque un rischio, no? È più pericoloso restare soli. E se fosse rimasto ferito? O si fosse ammalato? Cosa succede se qualcuno si ferisce o si ammala? Hai... come dire, un problema in più che peggiora la situazione. Sì, anche questo. Ehi, guarda. Secondo te cos'è? Qualcuno vuole che accogliamo l'amore. Pensi abbia a che fare coi lupi? Non lo so. Ma è piuttosto strano. Oh, porca troia. Hanno sparato a tutti. Guarda, è di Tommy. Infatti se la sono spassata. Stai bene? Sì, scusa, è solo la puzza. Va bene. Avrà proseguito a piedi. Tu te la senti? Sì, sto bene. Davvero. Come si è ridotta questa città? Boston non era così, vero? A Boston non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno opposto troppa resistenza. Non vedo lupi. No. Aspettiamo a esultare comunque. Wow. Altri corpi. Crivellati di colpi. Tommy è passato di qua, sicuro. Scommetto che è andato di là. Barricata robusta. Ok, beh, da qui non si passa. Fermati. Trappola. Grazie. Sono ovunque. Saranno per gli infetti. Eppure, non faccio in più. Sì, stiamo attente.
Hanno riempito l'intera zona. Dubito passino spesso di qua, vista la situazione. Per noi è un vantaggio. Questa erba alta mi mette ansia. Sì, è difficile vederci qualcosa. Stai bene? Sì, sì. Ah.
di nuovo quel disegno. Ah. Ecco lo studio TV. Fantastico. Funziona. Sì, l'ho imparato da Joy. Qualcuno avrà sentito? Ha fatto rumore. Tieni gli occhi aperti. Merda. Resta giù, le scale sono minate. Puoi farle esplodere? Non qui. Siamo molto discrete. Magari sarà lì a trovarci. Sì. Potrebbero tenderci un'imboscata. Devo entrare lì dentro.
Eccoci. Resta bassa. Sembra vuoto. Non mi fido. Vedi un accesso? Non ancora. E se ci arrampicassimo? Brutale. È stato Tommy? Entriamo. E quello? Qui
Tommy non c'entra. Chi cazzo è stato? Non lo so. È un avvertimento. È appena successo. Spero di no. Ma stai allerta. Di nuovo quel disegno. Chi sono questi tizi? Altri che odiano il VLF. Beh, sembrano parecchio strani. Seguimi. Avanti, Ellie, andiamo. Merda. Un altro corpo lì. Non mi piace. Siamo troppo esposte. Dobbiamo cercare ovunque. Voglio trovare Lea. Solo... sta attenta.
Hai sentito? Che succede? È lei. Lia. Sicura? Sì. Quando si dice avere l'universo contro, eh? Non ha niente con sé. Dina. Mm? Guarda, ci sono tutti. Aspetta. È vicino a Jackson. Come ridono gli stronzi. È lei. È quella che l'ha ucciso. Tre in meno, giusto? Tre in meno. Qui sito 2, ci ricevete? Unità di supporto India in arrivo allo studio TV. Ripeto, merda. Unità India in arrivo, passo. Sì, meglio muoversi. È morta. Come ti senti? Sono incazzata perché volevo parlarle. Già. Ma non ha fatto nulla, Joey. Avrebbe avuto poco senso costringerlo a parlare. Ha fatto parecchi chilometri per torturarlo. Non mi importa se l'abbia ucciso o meno. Capisco. Vuoi cercare un posto sicuro? E indagare nelle sue cose? Certo. Merda. Giù, presto. Voltiamo questo posto! Ho sentito qualcosa. Qui a destra. Vado a vedere che succede. A destra. Jorge, ho scoperto qualcosa. Via di qui! Faccio io!
Ne vuoi ancora? Porca troia, Sono tutti morti? Non credo. Ti sento. Da questa parte. Dai. Ok. Andiamo avanti. Ci siamo passati. Ce la siamo vista brutta.